Vi presento il corso di tecnica di scultura in marmo base. Ci sono due livelli, corso base e corso avanzato attualmente. Innanzitutto l'allievo comincia ad approcciare con gli scalpelli che sono in parte fatti a mano, in parte stampati in fabbrica, sono gli stessi che venivano usati da Michelangelo da Bernini per una lavorazione totalmente a mano. Il lavoro viene prima disegnato sulla lastra di marmo, fissato la lastra di marmo bianco di Carrara di una scelta, e per incidere cose più piccole o incidere le lettere romane. Le prime fasi di lavorazione su degli spessori in marmo sono quelli del rigato, che viene fatto con la ciubia, che è il classico scalpello a punta che viene usato per sbozzare. Poi c'è una seconda fase di rifinitura in cui si usa la gradina, che è di 4-5 denti, e questa serve appunto ad avvicinare il piano al livello di rifinitura. Dopo l'uso della gradina c'è l'uso dello scalpello classico liscio, che sono di diverse misure. Vengono segnate su una lastra di marmo e a diversa a seconda della grandezza appunto vengono incise con questi scalpelli. Raggiunto questo livello possono affrontare la prima decorazione. Viene fatto un toro, diciamo un semicerchio, viene lisciato, levigato, segnate a matita e poi queste decorazioni incise a mano. Sono stati precedentemente modellati in creta, poi dalla creta è stato tradotto in gesso, un materiale chiaramente più robusto e resistente, e col sistema dei compassi è stato tradotto in marmo. Adesso è in fase di rifinitura, il gatto della bocca e dell'effetto del brano. Che cosa gli insegniamo? Gli insegniamo a dire agli scalpelli dove andare.